Bella 3-2-1. 3-2-1? Non era 4-5-6? Anche 3-2-1. 3-2-1, ok. Poi, come ben arrivati. Questo non era il countdown di Capodanno? 3-2. No, questa più che altro è l'ultima pausa caffè dell'anno. Della vita? No, della di vita. Sempre. Beh, speriamo di no. Della vita no, perché domani sarà il 31 e non saremo qui in ufficio. Dove saremo? Tu dove sarai? Io starò a casa. A fare gran Capodanno. Fare un gran Capodanno. Giocherai su PlayStation 4? No, giocherò con Xbox One, quella redazionale. Che gioco? Halo 2 e Forza. Halo 2 e Forza. Allora, vai. Perché siamo solo io e te oggi? Che è successo? Perché Pierpaolo, io per una questione di etichetta butto il chewing gum, perché Pierpaolo è impegnato in una riunione, credo, con Bigodino di là. Si sta divertendo, insomma. Ah, quei bigodini, c'hai cioè i bigodini in testa. Sì, più o meno. Perfetto. E invece vabbè, gli altri, come raccontavamo ieri, sono tornati tutti nel nativo Borgo Selvaggio in giro a casa. Però c'è il barone che sta tornando a Roma in questi momenti, perché farà Capodanno a Roma, quindi chi è di Roma lo chiami e faccia Capodanno con lui. Che culo, pensa che bello passare il Capodanno. Ci sta col barone a Capodanno, sta col barone tutto l'anno. Solo voi due sfigati oggi, certo. Sandro Roma 71. Allora, questa è la gente sfigati, che gli ultimi delle genti che lavorano nelle redazioni di multiplayer.it il 30 di dicembre. Poi c'è Jacopo nascosto sotto la telecamera. Jacopo è sotto le scrivanie. Fai vedere che sei nascosto sotto la telecamera. Alza una mano. Ok, nascosto sotto la telecamera. Torna nascosto, va, che è meglio. E poi c'è Baza. C'è Alessandro di là. Maria video. Quindi solo voi due sfigati oggi. Yes, Sandro Romas. No, tutti no. Comunque. E io vorrei che faceste qualche domandina. News, sì, nel senso. Oggi sarà tutta dedicata a voi la pausa caffè, perché chiaramente le news. Allora, peggio di ho ieri. Una super notizia. Ma te che? Teste riportata, anzi, un'ora fa dai nostri solerti newser. Addirittura, che è successo? Hiroyuki Kobayashi di Capcom annuncia un gioco. Il mitico, un gioco molto. Sono arrivate le bidelle. No. No. Sono arrivate, sì vabbè, annuncio un gioco molto atteso in arrivo nel 2015, Capcom. Si sapeva che Capcom avrebbe dovuto rivelare un fantomatico gioco nuovo. Grazie a Hiroyuki Kobayashi forse possiamo sapere quale gioco è, perché c'è da dire che tale Kobayashi ha lavorato a titoli come, è stato producer per Resident Evil, Sengoku Basara, Dragon's Dogma, però luglio 2015 sarà il 10° anniversario di Sengoku Basara, dunque ci saranno molte cose per essere emozionati, quindi è probabile che il fantomatico gioco nuovo di Capcom, oltre alla remaster di Devil May Cry, possa essere un nuovo Sengoku Basara. Anzi, ti vedo abbastanza emozionato. Sì, non vedo l'ora, guarda. Sono arrivate le paste, gente. Ah, vedi, qualcuno ha portato da mangiare, effettivamente. Chi ha portato da mangiare? News, altre news. Leggevo di Gravity Rush 2, che ormai è veramente la storia infinita, che altri dettagli, visto che comunque il gioco pare sia ancora in sviluppo, perché una settimana fa, due settimane fa, gli sviluppatori hanno confermato che il gioco è ancora in sviluppo. Tuttavia, moltissimi si chiedevano, insomma, se sarebbe arrivato su PlayStation Vita o se ci sarebbe stato il trasloco su PlayStation 4. Gli sviluppatori, con un tweet di tra ieri e oggi, hanno confermato che sarà effettivamente è un gioco progettato per Vita, che non vuol dire che uscirà solo per Vita, però è tutto da vedere. Un'altra cosa, quando lo annunceranno, hanno detto capirete perché, insomma, ci abbiamo messo così tanto a far uscire nuove informazioni. Io sono ancora abbastanza convinto di... Te Gravity Rush è piaciuto, Gravity Rush. Molto. Non direi che è stato il gioco che mi ha preso. Io un po', guarda, Vita, però... un po' l'ho provato, però sinceramente non... Ti è venuto il mal di testa? L'ho giocato poco, un'oretta, perché non ti un paio d'ore. Non ti piace volare, quello è un gioco un po' Peter Pan, che voli in giro, fai cose... Va bene. Così, allora, salutiamo il buon Luca Parri intanto. Capito? Mamma subito ti fa la predica e ti dice: Matteo, il maglione a rombi dove sta? Il maglione a rombi si porta solo a Natale e solo in occasione del filmato natalizio. Ma quindi c'hai... Perché altro è un maglioncino? No. Beh, allora, quelli storici ormai sono... Storici. Quelli storici, quelli con i rombi, con la fascia di rombi centrale qui, ormai quelli sono andati ai poveri, perché erano maglioni molto vecchi, quindi sono finiti nel cestone dei maglioni per i più bisognosi. Quello rosso che ho portato l'altro giorno era un maglione non troppo caldo, e quindi questi giorni in cui ci sono 3 gradi con il sole a quest'ora è meglio
non portarli. Quindi ci potremmo dedicare tutta la pausa caffè ai tuoi maglioni. All'esegesi dei miei maglioni a Roma. Non sarebbe male. Tanto vedo su Twitter se qualcuno dei nostri utenti ci fa domande. Rombi di tuono, dice Schillo 77 Cent. Grande. Rombi di tuono. Non mi piace niente. Non è che non mi piace niente. L'ho messo su con vita, non mi ha entusiasmato. Cioè, capisco che è un bel gioco, aveva trovate molto fighe, però non è. It's not my cup of tea. Grandi, per esempio, sto giocando a Halo 2 in versione Anniversary, che lo trovo comunque, non l'avevo giocato all'epoca. Giocandolo adesso, nonostante gli spazi vuoti giganteschi del gioco, è divertentissimo. Mica è. Sono schizzinoso. È così, gusti. Nulla di. Però detto questo, andiamo a vedere. Ci sono. Roman the Kid ti chiede: pensi che possa, visto che hai citato Devil May Cry, pensi che possano portare avanti i due filoni di Devil May Cry contemporaneamente, quindi DMC e Devil May Cry classico? Allora, perché no? Nel senso che alla fine sono due sviluppatori diversi, ma giova al franchise, giova al personaggio, al brand avere due serie diverse per Devil May Cry? Secondo me no. No. Secondo me no. Direi che la remaster, cioè riproporre, cos'era il Devil May Cry? Il 4, il riproporre il Devil May Cry 4 è semplicemente una mossa, diciamo, commerciale, per ricicciare fuori un gioco vecchio che comunque può vendere ancora. Però secondo me ormai la nuova saga di DMC è ricominciata chiaramente col reboot, portare avanti due filoni in parallelo non credo sia mai stato fatto. Vincenzo, ce la fa Dario Moretti. Questo Natale mi sono preso una PlayStation Vita. Quali sono per voi, o meglio per te, i giochi assolutamente da recuperare? Dipende dai generi, però ci sono. Non è che ci sono come esclusive, no? Allora, come a livello di giochi indie digital che sono già usciti pure su altre piattaforme, c'è la qualsiasi, la Rogue Legacy, l'italiano Futuridium, che è molto molto figo. Come esclusive, Danganronpa mi è piaciuto proprio un sacco. Le visual novel? È un po' come Phoenix Wright, è presente, no? Che c'è tutta la parte, tutta la visual novel, e poi c'è la parte puzzle, enigmi, che devi andare a raccogliere gli indizi e fare alla fine questa sorta di trial, no? Per indovinare chi è il... diciamo, chi è il colpevole di turno. Molto figo. Molto figo, infatti ne stanno parlando tutti molto bene. Molto gancio. Allora, Freedom Wars non l'ho ancora giocato, anche se ce l'avevo tra i vari... nella to-do list. Però sì, comunque ci sono giochi fighi su Vita. Quelli che mancano sono i nomi grossi che ti fanno vendere la console, come è stato con PSP. Cioè manca God of War, manca Final Fantasy, manca... Kingdom Hearts, cioè sono quei giochi che escono e improvvisamente le vendite di PS Vita hanno dei picchi enormi. Però se vai a vedere effettivamente comunque giochi con cui intrattenersi, alla fine ci sta. Notizia che Remedy sta assumendo nuovo personale per portare avanti lo sviluppo di Quantum Break, un progetto sempre più grosso. Questa notizia è di un'ora fa. Ci ho mandato il curriculum io. A Remedy? Sì, sto andando. VFX Artist? Per Quantum Break. In un po' tutti i settori. E Jax ci chiede su Twitter se queste nuove assunzioni è segno che sono nella merda per consegnare in tempo Quantum Break. Due scuole di pensiero. Potrebbero aver assunto tantissime persone, come fanno un po' tutte le software house, che quando arrivano verso la chiusura del titolo accelerano e assumono a tempo determinato tantissime persone per poi licenziarle quando ormai il gioco è finito. Potrebbe essere un buon segno, nel senso che hanno deciso una data di uscita e vogliono portarla a termine e quindi aumentano. Oppure semplicemente non è che sono nella merda, però hanno visto che per fare le cose al meglio sarebbe il caso assumere più persone. Così, visto che non c'è una data di uscita reale, staremo a vedere. Ma è segno che il gioco lo stanno portando a termine con tutti i crismi del caso. Ci sono una miriade di domande tutte per te, quindi questo oggi è il Matteo Show. Aia. Quindi Skillo77 dice: avete provato la beta di Halo 5? La beta di Halo 5, noi cari amici avremmo voluto fare un bel a pranzo con Halo 5. Purtroppo dalle 11:30 sono stato bloccato a cercare di farla funzionare, perché siamo capitati nel fantomatico errore del triangolo rosso, ovvero accediamo al gioco, alla beta,
si fa Halo Beta Multiplayer Arena, si spinge A e poi bisogna trovare, cioè il tasto per cercare le partite in massacro, al che appare un bel triangolino rosso sulla scritta massacro e dice, cioè, non è cliccabile e non c'è modo di vedere la lista partite, è tutto bloccato. Abbiamo provato in mille modi, abbiamo sentito anche i boss della community italiana di Halo, abbiamo provato a riavviare, a loggare, scaricare, riscaricare, reinstallare la beta, però non niente. 3000, è un, purtroppo è un bug che è conosciuto, i dev di 343 hanno visto e stanno lavorando per risolverlo, però a noi ancora non funziona e abbiamo provato un po' tutto, reset forzato, abbiamo provato tante volte fosse un problema nostro di NAT, perché con i 3000 firewall interni qui spesso e volentieri non ci siamo riusciti, però abbiamo sbloccato per dire che non ce l'abbiamo fatta, e non ce l'abbiamo fatta, avremmo dovuto fare no, dice a pranzo gioco. Con e anche la sala giochi, però ce la siamo presa dan le culo. Ma è triangolo rosso per motivi di appartenenza politica o non no, triangolo rosso dell'alert. Va bene, continuo le domande a Matteo. Slayer chiede: Matteo, che account usi su Xbox One? Guzer, scritto G000. Non ricordo se è con uno o due zero. Come è meglio hacker, insomma. Cioè no, perché era Gozer, ma siccome Gozer era preso all'epoca quando presi l'Xbox, ho dovuto mettere Guzer con due Z, se non erro, ma anche con due O. Allora, Giden89, Matteo, oltre ad Halo 2, cosa giocherai a Capodanno? Capodanno non giocherò a nulla, cioè domani forse farò una partitina veloce con Halo con Forza. Una tombolata, ma... poi. Insomma. No, che tombolata, io vado a fare un cenone in un ristorante, una cosa molto tranquilla. Va bene. Ma a voi funziona bene, beati voi che a voi funziona bene, a noi non siamo riusciti a... è un problema comune, a qualcuno funziona, a qualcuno no. Arkstanton95 dice: vai. Matteo, qual è l'FPS d'ambientazione non futuristica che secondo te è più divertente da giocare online? Online? Vabbè, tu sei il mito dei giochi online. Quelle che non via... futuristica da giocare online, oddio. Advanced Warfare è futuristico. Ormai sono tutti futuristici. Io dico, giocare a Battlefield ovviamente. Il Gozer il Gozeriano, esatto, Guzer il Gozeriano, sì, più o meno. Red Orchestra, insomma, questi qui, i soliti, alla fine è quello. Purtroppo ormai se tutto si è spostato verso il futuro, io appena posso proverò Verdun 1914-1918, un FPS ambientato nella prima guerra mondiale. A me piacerebbe tanto tornare nella seconda guerra mondiale, chissà che sbarco in Normandia con i motori grafici di oggi. Grande ritorno. Oh, sta arrivando Greco, forse sta al telefono. E oggi salutiamo Lucrezia Ercoli che oggi vince il premio del tweet che non c'entra niente con il viaggio infinito, hashtag qui si congela, hashtag pausa caffè, hashtag capodanno a Vienna. E mette anche una foto abbastanza carina, insomma. No, altre c'è una bella ragazza che è in pausa caffè. Altre domande? E anch'io, vabbè. Luca Parri ti chiede: Activision ha abbandonato True Crime definitivamente? Voi avete mai giocato la serie? Io la adoravo. Io True Crime non l'ho mai giocato, solo ho giocato Sleeping Dogs. Che vabbè, non è True Crime evoluto, ma non ho mai giocato. Io non sono un fan sfegatato dei Free Homing, a me dopo un po' annoiano, e a parte Just Cause. E quindi io True Crime all'epoca non lo giocai. Ciro Sagona fa il cennone, no dai, quelli organizzati dai ristoranti da Fantozzi, mi dispiace per te Matteo. Purtroppo quest'anno per motivi molto felici, familiari, non sono impossibile ad andare in quei festoni con gli amici dove si balla. Un bel ristorante molto buono dove si mangia bene e tanti saluti. Altro che non c'è il cameriere con il tortellino alla panna, non è un ristorante del genere, quindi... Vabbè. È super ok il mio capodanno. Space Ace 47 dice: mi pare di aver letto che il nuovo COD del 2015 sarà di nuovo sulla seconda guerra mondiale. Hai letto male, nel senso che non è stato scritto nulla al riguardo. Se così fosse saremmo tutti molto contenti, però. Comunque per Paolo che ci ruba la scena. Scusate, così arriva e tutti quanti: oh, grande per Paolo, grande per Paolo. Allora senti qua. Sì, qua me ne vado io, lanci in aria la roba, allora attene. Sarei stato volentieri con voi, ma purtroppo sono incasinato, quindi se non faccio tempo a rientrare per quando finite, buona fine, buon principio e buon 2015. Senti, ma qualcuno ci ha detto che sono arrivate delle paste, è vero? Delle paste. No, ho visto, sono venute le ragazze di quello che non si può dire. Quello che non si può dire. Va bene.
Comunque si fa presto a dire sono incasinato, va bene. Matteo, te che sei fan, dice Randy Hoads 93, te che sei fan degli FPS, quanto aspetti Star Wars Battlefront? Chiudiamo la porta, molto. Molto aspetto, ok. Lo aspetto tantissimo. Forse con un gioco giocherà anche Vincenzo. A voglia, probabile. Lui che è l'uomo anti FPS, probabilmente giocherà tantissimo a Battlefront. Lo giocheremo anche noi. Novità per Deep Down? Nessuna, ragazzi. Ark Stanton, di nuovo, che regali vi siete fatti per questo Natale? Che regalo ti sei fatto questo Natale? Aspetta. Niente. Che mi sono fatto per Natale? Boh. Un maglione a rombi, un maglione a quadri, potrebbe essere la svolta. Che ho fatto? Che regalo mi sono fatto per Natale? No, per io fondamentalmente nulla. Regali dai genitori, dalla moglie, ma la moglie mi ha regalato per Natale questo orologetto. Da paura. Però non è che sono uscito, mi regalo l'Xbox One che ancora non l'ho comprata, no. Purtroppo no. Ah, io mi sono regalato nelle ultime settimane un viaggio a marzo, in realtà, in Giappone. Beh, ma tu perché ti sei laureato. Quindi sì, ho fatto questa mattata e non posso, non ho modo di spendere altri soldi, quindi fino a marzo diciamo che ho dato. Skillo 77, vincere indie a tema horror che consigli? In realtà io non sono molto per l'horror, nel senso che, boh, a parte quelli imprescindibili tipo Amnesia, non, ho provato Slender, però non è che mi abbiano fatto Outlast, ma, insomma, non è esattamente il mio genere, anche perché io sono un po' come, non ai livelli di Pierpaolo, però insomma, poco ci manca. Vediamo. Ma te, secondo te ci sarà un Black Ops 3 l'anno prossimo? Dice Gilen 89. Io me lo spero perché noi ci fidiamo tutti molto di Treyarch, quindi se non è un Black Ops 3, un Black Ops 3 più avanti nel futuro sinceramente non mi entusiasma molto. Sarebbe fighissimo se potessero tornare di nuovo indietro, un World at War 2, bah, chi lo sa, dico chi lo sa perché non lo sappiamo ancora. Roman Kid su Twitter chiede: secondo voi ci stiamo overhypando troppo per No Man's Sky? Forse sì, però c'è poco da fare, nel senso siamo cascati nella trappola di Hello Games che lo ha presentato veramente tanto tanto bene, stando attenta a non diffondere troppe informazioni. E quindi sì, insomma, lo aspetto veramente tantissimo, ci voglio crederci. Consapevole del fatto che il rischio di una mezza delusione sia tanto, però è bello crederci. Quindi ho risposto anche a BitTont sulla chat. Roman Kid, se vai in Giappone vai da Super Potato? Assolutamente. Come? Super Potato? Super Potato. Tutte le volte che sono andato in Giappone, non è che ci sono andato 20 volte, sono stato 3 volte, Super Potato è un appuntamento fisso. Poi c'è pure quella piccolissima sala giochi che è qualcosa di bello. Ecluf 1989 dice: Matteo, giochi a Destiny su PlayStation 4? Io gioco a Destiny su PlayStation 4 perché lui cerca compagni di sparatorie. Ma io gioco a Destiny, vi metto assieme. No dai, facciamo questa cosa, vi metto assieme. Quindi il tuo nick ha detto che era Godzer. No, quello è Xbox Live. Son of Godzer. Però io gioco pochissimo, non ho a Destiny, oddio, saranno almeno un mese che non lo accendo più. Quindi prometti in diretta una sparatoria con Ecluf. Non, hai veramente un font di merda, Egluf, cioè non si riesce a leggere. Egluf 1989, ok. Un colore che non si riesce veramente a leggere. Ci sarà il multi in Uncharted 4? Io lo darei per scontato, però non credo sia stato annunciato niente a riguardo. Willow 96, dopo Uncharted 4 ci sarà un altro gioco dedicato alla serie? Cacchio, deve ancora uscire Uncharted nuovo, madonna. Potrebbe non essere, perché Naughty Dog c'ha questa cosa, che quando arriva, quando un franchise ha detto tutto, passano avanti. Se Sony dice no, me ne fai un altro perché con Uncharted 4 abbiamo venduto 15 milioni di copie, non puoi dirgli di no perché voglio fare
Fish and Chips 1. Loro hanno avuto sempre abbastanza libertà da parte di Sony. Poi chiaramente c'è anche una questione di risorse, nel senso che comunque se metà team sta lavorando a The Last of Us 2, secondo me non uscirà però in modo così ravvicinato. Se uscirà, non uscirà tra 2 anni, per dire, tra 3 anni. Ok, ecco. Uncharted, Fabio Galante, tra Uncharted 4 e Zelda, chi vincerà il Game of the Year? Non lo so, cioè veramente io ogni tanto Dead Redemption 2? No, quale vincerà il Game of the Year 2015? Io so questa cosa, prima o poi la faccio, scendo giù in magazzino, prendo una di quelle, la magica palla 8. Non è la Wallera di cristallo, tu, per la famosa Wallera di cristallo. E quindi vediamo, prima o poi risponderemo alle domande con la magica palla 8, non lo so, spero Zelda, perché vuol dire che almeno il franchise si è ripreso alla grande, ha ancora qualcosa da dire per questo. Sgaramutante dice: Matteo e Vincenzo, voi due non usate Steam, vero? In realtà io, cioè, l'account ce l'avrei pure, però come vedete c'ho un MacBook, quindi non ci parte. Sì, io uso Steam, però ultimamente il PC l'ho acceso veramente poco, quindi diciamo il tempo è relativo, quindi non posso passare ore e ore a giocare a casa, purtroppo. Poi da gennaio saranno anche di meno. Egluf 1989 dice: sono azzurro buffo, ma in realtà è verde. Però vabbè, comunque. Allora, altre domande. Ciro Sagona, secondo voi uscirà Red Dead Redemption 4? 4? 4. Io so che dovrà uscire il quinto. E sarà una versione in realtà virtuale del buono e tutto il cattivo. Se è sbagliato, era ovviamente Red Dead Redemption 2, però no, faceva ridere questo salto. Secondo me sì, dai, cioè abbastanza richiesto dai fan, quindi prima o poi lo ricicciano fuori. Avete PC da gaming? Sì. Avete PC da gaming? Sì. Ripeto, un MacBook, quindi non ho assolutamente un PC da gaming. Io l'ho comprato i primi mesi del 2014, non mi dite la componentistica perché non me la ricordo adesso, ma sì, ce l'ho. Sandro Romas 81, è quasi il colmo per dei redattori di un sito di videogiochi. Non ho capito questa cosa. Forse si rifà una battuta che ha fatto prima, sopra, anzi. Boh. Vabbè, c'è per amarezza e perplessità. C'è tanta amarezza e perplessità. No, ecco, non avere del tempo per giocare ai videogiochi, dice. E in realtà, sai che ci ho pensato molte volte, cioè molte volte ho fatto un po' di dibattiti a riguardo con amici, colleghi e cose del genere. Aspetta, mi sono perso l'incipit. Dice, scusa. È quasi il colmo per dei redattori di un sito di videogiochi non avere del tempo per giocare ai videogiochi. Allora, purtroppo io sono sposato, quindi arrivo a casa alle 7. Ceni, mangi, poi non è che posso mettermi 4 ore a giocare e lascio la moglie che non vedo dalla mattina alle 9, voglio stare con mia moglie, è normale. Se posso gioco un pochino prima di cena, magari un pochino dopo cena. Mi ricordo che per giocare a Skyrim mi alzavo alle 7 della mattina e giocavo un'oretta e mezza prima di venire in ufficio. Però è proprio un'estrema razio quella. Sono finiti i tempi quando ancora abitavo da solo, che uscivo la sera, tornavo a casa a mezzanotte e poi fino alle 5 giocavo. Purtroppo non è più così. Quando posso gioco anche parecchio, però purtroppo i tempi non sono più quelli di una volta. Tutto qua. No, ve ne accorgerete crescendo. Vabbè, è veramente lunga. Cioè, prima o poi magari ci dedichiamo una pausa caffè a parte. Però c'è anche il discorso, nel senso, nel momento in cui diventa un lavoro. E quindi non è che ti viene meno voglia, però comunque hai meno tempo per una semplice questione. Tu i giochi devi giocare molto rapidamente per poi scrivere gli articoli. Cioè, abbiamo anche produzioni video e tutte queste cose qui. Spesso quando poi torni a casa, effettivamente, dopo una giornata intera di poi giochi, per carità, magari ti vuoi leggere un libro. Se sei in full immersion per una recensione e hai giocato 8 ore in ufficio, dopo è difficile che vai a casa e ti fai una sessione da 4 ore. Però anche se non avessi giocato 8 ore e torni a casa dopo il lavoro, magari sei un po' stanco e non hai voglia e preferisci metterti sul divano proprio stravaccato a guardare la televisione, così. Ma è normale, purtroppo non abbiamo più
vent'anni non abbiamo più, io almeno, tu ce n'hai un po' di più, però un po' di meno. Comunque tutta una questione più che di voglia, di tempo, perché no, Sandro Roma specifica, si fanno anche altre cose. Ecco. Specifica, dice, non voleva essere una critica ma una battuta, però il discorso no, cioè, è chiaro che era una battuta, però quello che dico è effettivamente un problema sentito, capito? Sì, cioè, sì. È un bel tema qui, magari potremmo rispondiamo dedicare più tempo qualche altro. Stop ad Andrea 944 che chiede, sapete consigliarmi un portatile da gaming? Certo. È appena uscito oggi un bell'articolo sui portatili da gaming, lo trovi in home page, Andrea 944. Octavarium 89, avete preso i botti per il 31? No, io li odio i botti. Grandi bombe di Maradona, no, no. I valori. Ma non spendete i soldi per queste cazzate, ragazzi. Vediamo, c'è un'altra roba interessante. Che non riesco. Ah, qualcuno chiedeva di commentare questa prima fase del sondaggio del GOTY su molti. L'unica cosa sorpresa? Secondo me sì, un paio di sorprese ci sono state. Allora, oggi c'è un'altra di quelle sfide che fanno arrabbiare, sempre per la solita questione Remastered sì, Remastered no. Perché oggi c'è la sfida GTA 5 Remastered contro Divinity Original Sin. Ragazzi, le Remastered vanno inserite. Sono giochi usciti nel 2014 e per questo vanno inseriti. Che ne dica Jacopo, che ci fa un bel post, purtroppo vanno inseriti. Purtroppo è uscito nel 2014. Non dico che non vanno inseriti. Vanno inseriti, vanno inseriti. Però, allora, vanno inseriti. Poi, se gli utenti lo votano, vince. Se non lo votano, non vince. Però è un gioco uscito nel 2014? Sì. E allora va nel sondaggio. Quest'anno c'è stata una trasparenza totale. Una lista dei giochi da votare l'avete scelta voi la settimana scorsa. In questa mega listoni per piattaforma avete scelto chi sarebbe poi andato nel GOTY finale di questi giorni. Quindi è tutta colpa vostra, tra virgolette colpa. Avete scelto voi i primi 4-5 da inserire per ogni piattaforma nel sondaggio. Più di questo non possiamo fare. Abbiamo fatto... Che dice Pierpaolo? Sì, Pierpaolo, sì. Abbiamo fatto un'estrazione totale, casuale, per evitare le teste di serie, perché l'anno scorso abbiamo fatto le teste di serie e ce ne avete dette di tutti i colori. Quest'anno che abbiamo fatto l'estrazione totale, ci avete detto perché non avete fatto le teste di serie. Cioè, più di questo non possiamo fare altro. Abbiamo fatto scegliere a voi quali giochi votare e i primi 4-5 inserire nel GOTY. Più di questo non possiamo fare. Certo, dite perché non avete fatto una categoria a parte per la Remastered. Che facciamo, una categoria con 5 giochi? Miglior GOTY dell'anno, miglior Remastered dell'anno? No, però dicevo, più che altro ci sono state delle sfide abbastanza, cioè dei risultati abbastanza imprevisti, secondo me. Allora, intanto... non so, per esempio, io non avrei detto che Bayonetta 2 avrebbe vinto su Super Smash Bros, perché considerando che era una sfida abbastanza in casa, però, Nintendo, capito, i Nintendari duri e puri probabilmente hanno votato Super Smash Bros. In questo caso saranno intervenuti gli anti-Nintendari che con un ragionamento perverso hanno votato il gioco non tipicamente Nintendo e quindi hanno fatto vincere Bayonetta. Secondo me c'è stata questa perversione. E poi c'era Dragon Age che vince su DS. Lì si è molto... Lì proprio l'hanno massacrato. Sì, non è tanto... Ci si poteva aspettare che Dragon Age avrebbe vinto per una questione, non lo so, un po' per le critiche ricevute da Destiny, un po' per comunque, non lo so, cioè, però con uno scarto non mi è sorpreso che vinto, però con uno scarto così ampio, capito, 75% contro 25%, quella era veramente la cosa interessante, sorprendente. E poi Mordor che vince su Mario Kart, lì anche di nuovo la questione del multiformato. Sì, cioè, in un mondo ideale i titoli Nintendo, che sono tutti di iper qualità, dovrebbero vincere, non dico a prescindere, però dovrebbero avere gioco facile in quanto rappresentano la giocabilità pura, senza troppi fronzoli. Però è un sondaggio trasversale in un sito come il nostro, è normale che si creano fazioni. Però alla fine è un gioco... C'è qualcuno che se la prende proprio come se fossero le elezioni politiche. Ma meglio, divertitevi, bello. È un sondaggio che fa divertire, punto e basta, dai. Allora,
Pugna, capisco una remaster di un gioco uscito 5-6 anni fa, ma un gioco dell'anno passato riproposto in HD lo trovo assurdo. Io invece trovo assurdo i remaster di giochi troppo vecchi, perché un gioco uscito un anno fa molto probabilmente è un gioco che avrebbe fatto la sua super figura se fosse uscito sulle console next gen, e per motivi commerciali è uscito a fine carriera sulle vecchie console. E quindi ha un senso maggiore secondo me, perché un gioco molto molto vecchio su portato in una versione rimasta per me è proprio è tirato per i capelli, perché è un gioco che veramente ha pochissimo senso. Vedere un gioco uscito nel 2013 riproposto nel 2014 vuol dire che gli sviluppatori molto probabilmente avrebbero voluto da subito portarlo sulle nuove console, ma per altri motivi non l'hanno potuto fare. Tutto qua. Mi trovi un po' d'accordo, cioè mi trovi abbastanza d'accordo, perché per esempio a me è dispiaciuto un po' vedere che la remastered di Final Fantasy è abbastanza ovvio, perché cioè, quando parli di Final Fantasy parli di un franchise veramente forte, però che la remastered di Final Fantasy X abbia battuto Monument Valley, cioè una remastered comunque di un gioco molto vecchio abbia battuto un gioco che comunque, per quanto capito, sia molto contenuto, sia un, però un lì, gioco per tablet, lì però ha avuto dei meriti, e no, cioè ha avuto, oltre ad essere, però stiamo parlando stilisticamente non lo conosce nessuno fighissimo, fondamentalmente, poi ha avuto il merito di dare una personalità al mobile gaming, no? quando ormai, cioè, la gente continua a dire il mobile gaming è la versione sfigata, no? La versione che ci voglio provare del gaming normale. Ci sono stati dei giochi tipo Trees, tipo Monument Valley, che hanno dato effettivamente personalità al touchscreen, alla piattaforma, al tablet, allo smartphone. Però in questo caso stiamo parlando però del franchise per eccellenza, contro un bellissimo titolo non minore, è sbagliato, no, dirlo. Semplicemente di emozione di nome, cioè, sì, c'è un gioco molto bello che ha vinto tantissimi premi, però c'è poco da fare. Era normale che vincesse Final Fantasy. No spoiler, per cosa? E dice anche Pozzive86 si stupisce anche il fatto che Alien abbia vinto su Forza Horizon, e secondo me qui c'è un po' lo zampino di Pierpaolo e Alessio, che hanno fomentato quei loro let's play, la community, insomma. Vediamo. Diciamo che siamo quasi arrivati. Io cerco un po' su Twitter se c'è altro. Tu trovi qualcosa, Matteo? Su Twitter? Questo è per te proprio. Vai, stiamo rispondendo alle domande. Gli utenti sono contenti. Cioè, non ti chiede, però, secondo me, se rispondere tu. Secondo voi il 2015 sarà l'anno giusto per vedere un nuovo Need for Speed, visto che quest'anno è uscita la GOTY di Rivals? Ne escono talmente tanti, quindi probabilmente sì. Oddio, sai che con Battlefield uscito in ritardo, perché sarebbe dovuto uscire a novembre, uscirà a marzo se non erro, cioè, i tempi tecnici per l'annuncio più uscita, la più la palla 8 palla 8, palla 9 vediamo. Però un Need for Speed adesso, Itachi 884, però se ad esempio un gioco, ad esempio GTA 5, fosse uscito da subito su tutte le console, ma la versione PC fosse uscita quest'anno, l'avresti inserito nel sondaggio? Assolutamente sì, sarebbe stato inserito nel sondaggio preventivo dei giochi PC, se voi utenti lo avreste votato e il gioco fosse arrivato tra i primi 4-5, avremmo avuto nel GOTY totale, quindi quello che tiene conto dei titoli One, PlayStation 4 e PC, anche GTA 5 in versione PC. I giochi che votate sono legati alla scheda? Assolutamente sì. Ciro Sagona dice: mi piacerebbe vedere Vincenzo alle prese con Matteo che gli fa da insegnante. Come? Non ho capito. Gli piacerebbe vedere me alle prese con Halo, con te che mi fai da insegnante, cioè veramente l'accoppiata della morte che uccide. Io Halo ho giocato, cioè io già ho giocato Reach 4 e ho DST solo le campagne, non ho mai giocato il multiplayer, quindi farebbe ridere, cioè secondo me farebbe veramente concorrenza ad Alien di Pierpaolo e Alessio. Visto che ieri si ipotizzava con Pierpaolo magari se Sony avrebbe, che ne so, fatto una promozione, un bonus o qualcosa del genere,
per questa questione, sì, qui dei server. Oggi è uscito che ha allungato i tempi degli sconti su PSN, che è un contentino. È un contentino, sì. Chi era interessato probabilmente l'avrebbe, non so, magari l'ha già preso, però vabbè, magari c'è qualcuno che non è riuscito a collegarsi e non è riuscito ad approfittare di questi saldi, però sì, volendo alla fine uno poteva fare un pochettino di più. Una domanda, Vincenzo, per te. No, sicuramente capirai. Non ti rispondere. È una domanda, mai. Sì, mi devi rispondere. Ti ma lo sviluppatore di Project Cars, Slightly Mad Studios, invece l'editore dovrebbe essere Bandai Namco. Slightly Mad Studios. Per l'Europa mi sembra Bandai Namco, però questo, vabbè, loro sì, nel senso però, distributore più che altro. Quindi lascio. Ah già, perché ti serve lì. No, lascia normale. Ok, lascia non vento Bandai Namco. Ok. Queste cose dietro le quinte per la produzione di video. E ci mettiamo pure Jacopo e Perry, per quale let's play si vorrebbe fare? Qualcosa di muscoli, qualcosa di fitness, qualche gioco di... Wii Fit. Wii Fit. Ce l'ho, Wii Fit, Jacopo e Perry. Guarda che è definitivo. Addirittura, ha detto che ci ha giocato a casa della fidanzata. Fantastico. Grazie. Consuelo. Non voglio andare nei dettagli. Però... sì, Draw95 dice Gravity Rush 2 confermato per PS Vita, ne parlavamo all'inizio della pausa caffè. Oddio, hanno ricicciato fuori il Rule of Rose. Ancora. Skillo chiede se si sa qualcosa di Rule of Rose 2. Secondo voi è possibile che Sony fra qualche anno non faccia più uscire giochi PlayStation Plus per PlayStation 3? Tra qualche anno, forse anche tra meno di qualche anno. Boh. Cioè, non ho sentito, per carità, la domanda, scusate, chiede Innova: secondo voi è possibile che Sony fra qualche anno non faccia più uscire giochi PlayStation Plus per PlayStation 3? Allora, titoli AAA, sì, perché ormai PlayStation 3 non ha più giochi AAA. Molto realisticamente continueranno a uscire i titoli quelli indie. Sì, vabbè, ma vabbè, però è abbastanza palese che col tempo diminuirà sempre di più il supporto verso la vecchia console, cioè ormai ci siamo. Gideon 89, quali sono i requisiti per lavorare con voi? Devi essere bello, ricco, soprattutto. Quindi perché io e te stiamo qua, soprattutto? Perché noi abbiamo... Perché tu hai la maglia a rombi. Ma te, fai un cosplay con i rombi, dice Schillo. C'è poco di fare un cosplay. Io sono io, e quindi... E poi non sei un cazzo, tra parentesi. E quindi faccio un cosplay di me stesso, mi vesto normale. Ciro Sagona dice: il barone ha bisogno di una bella stangona al suo fianco. Ma perché il barone? Perché non Matteo? Perché non io? Perché non Jacopo? Dice Jacopo che ce l'ha, però io non la vedo qui la stangona. Io l'ho vista, allora, io l'ho vista una volta, non è una stangona, però è molto carina. No, ma dico molto, qua, molto qua carina. In ufficio, capito? Non perché è artistico. A fianco perché siamo tra maschi, non abbiamo bisogno di stangone quando si è tra maschi, no? A parlare di videogiochi. Parla per te. Boh, così. Allora, ci siamo? 3:40? Sì. Ma ancora possiamo cazzeggiare un po', che dici? Cazzeggiamo, però dammi materiale, dammi qualcosa da su cui cazzeggiare, perché io trovo solo news poco interessanti, oppure finiamo a parlare di film come al solito, di serie TV, ricomincia Star Wars Rebels, così, e te la butto lì, visto che non sei assolutamente interessato. No, io non... Parliamo di serie TV, di quali? Vabbè, è finito Ombra, stavo veramente sono rimasto a metà, veramente la chiusura, dai, facciamo qualcosa, cavolo, è l'ultima pausa del caffè dell'anno, pia una bottiglia di spumante, di champagne, Romboman e Indie Man, bella Ciro, ci piace. No, sono chiusi questi, che amarezza, manco si festeggia l'ultima cosa. Pausa caffè dell'anno, vabbè, dai, tristezza e amarezza, Romboman. Tristezza e amarezza, no, perché? No, Sandro Romas ci chiede di parlare di Izzard Squad. No, abbiamo parlato ieri. No, ne abbiamo parlato ieri, come dice ieri. Come dice il barone con la sua dizione. Ieri. E come la Stefano. Nostra ieri, Stefano. Ieri,
che per carità si dice così, però, sì, però per noi è veramente imbarazzante dire Ieri e Stefano. Grande Stefano. Dici Stefano sembri stitico. È arrivato maschio, maschio. Un po' di palle in secondo, beh, grande. Tutti, parlavate di Stangone, è arrivato aperto. Stiamo chiudendo, visto che stiamo chiudendo l'anno, perché questa è l'ultima pausa caffè, poi ci salutiamo e ci domani vediamo. No? Domani è 31, domani c'è qualcuno qui. Domani non c'è nessuno qui. Ci sei tu solo domani. No cazzo. Bella Perry, se vuoi parlare delle cazzate avvicinati. Auguri ragazzi, buon anno. Mi sa che gli hai devastato le orecchie, però. Qualcuno c'aveva le cuffie e adesso gli stanno sanguinando le orecchie. Penso. No, vado giù. Ci vediamo dopo. Vai giù, dove vai? Chiamano nuovo ragazzi, sarà 2015 a bomba. A bomba. Che ne fai loro? Così. Un po' di cazzate. Senta Marro. Ramarro. Una domanda al volo ce l'ha per te, Camo Miss Fortune dice: visto che mancano i cosplay maschili sul sito, fateli voi. È vero, Perdi e Jacopo sono gli unici due fisicati dell'ufficio. Che ci fate un bel cosplay? Una versione di Link tipo torso nudo, così. Giusto per il cappello. No, ne c'è una, ma non dico di chi. Ah, grande! Potresti fare Francesco. I-Man tu. Potrei fare I-Man, sì, scritto I-Man proprio. Oppure Lumen. Vabbè, Tattoo Perry. Sì. Ti salutano tutti, sei diventato l'eroe dei due mondi proprio. Non ho più l'udito. Ciao, stanno nella culo. L'udito. Non ha più l'udito. L'udito. Ciao ragazzi, anno nuovo. Io vi saluto perché si arriverà Jaspoco. Jaspoco con la sua, con il potere del... Jaspoco! Con il potere della pecetta. E niente, andate a finire così in caciara. Allora, quindi... ragazzi, buon anno da parte nostra, buon anno anche da parte di Pierpaolo. Buon anno dai due Antoni che stanno tornando a casa. Buon anno da Alessandro in regia. E quindi, ciao ciao!